Benvenuti al video di oggi. Oggi farò un video collaborazione, come si può vedere dalla presenza qui accanto a me. Lei è nata. Ciao cari. Anche lei ha un canale su YouTube che si chiama Acido Citrico. Lo trovate qua sotto in descrizione, ovviamente. Iscrivetevi. Nel video di oggi faremo uno swap. Voi mi conoscete ormai, spero. Io ho uno stile molto particolare, così come Nata ha il suo stile molto particolare. Però sono ai lati opposti del particolare. Esattamente. Nel video di oggi faremo questo scambio. Oggi ci scambieremo tutto. Make-up, outfit, personalità magari no. Sì, mi vedrete molto trasformata, così come vedrete lei molto trasformata. Ho paura, ho una paura dei colori pastello che questa figliola mi farà mettere. Quindi. Se volete vedere come Nata mi trasforma da così a così, continuate a vedere questo video. Ciao, sono Nata, vivo a Firenze, ho 24 anni. Nella vita lavoro come receptionist, studio design e sono a quanto pare anche una youtuber. La mia passione è andare nei mercatini, cercare vestiti usati e far vedere nei miei video come posso abbinare questi vestiti, pagati pochissimo, in outfit accettabili. Il mio stile è molto strong in tutti i sensi, mi piacciono molto le cose sportive, scarpe altissimi, accessori esagerati. I colori dominanti nei miei outfit sono soprattutto bianco e nero, anche se ultimamente sto cercando di sperimentare, e mi piacciono molto le marche sportive e non vedo l'ora di far diventare Esther la mia bambolina. Esther cara, era dimostrarti i tuoi outfit. Primo outfit è un pochino più calmo, cioè poi andiamo gradualmente in salita. Un semplice sweater bianco, croppato, diciamo tagliato, con un pochino di pancina di fuori, molto, molto semplice. Carino. Semplici pantaloni da ginnastica della K, molto tranquilli, dai, ci sta. Ovviamente dobbiamo pomparla con un po' di accessori, quindi il primo è un bucket hat, molto carino. Ho paura di come mi sta. Ma carino! C'è carino! Oh no, sono un pescatore! Sanpei! Sanpei! No, secondo me è carino, ce lo metterebbe anche una persona normale. E poi l'ultimo accessorio è una funny pack fotonico. Oh. Ovviamente non va indossato in vita, va indossato così, perché è così che va di moda. Non ci sarei arrivato. No, però è furbo perché qua, cioè, vedi, copri il coso per aprirlo in questo modo. Quindi, viva i trend utili. Poi aggiungeremo un choker, che è quello che sto indossando io in questo momento, stelline, sobrio, che poi mi ha rovinato tutto quanto, perché a un certo punto mi ha fatto, ma io non ho i buchi per gli orecchini io, ma come? Io mi metto un sacco di orecchini, quindi... I'm sorry. Per concludere l'outfit, delle scarpe da ginnastica... Dai, mi sembrano abbastanza tranquille. Sì, sono comode. Sì, sono comode. L'importante è la comodità. Vero. Per quando vai ai rave, devi ballare fino alle 5 del mattino fatto di MD. E invece... Kids, don't do drugs. It's bad for you. Guardate gli anime, quello sì che va bene, vai io! Outfit 2. Andiamo sul militare. Infatti... Kill me. Pantaloni cargo, ma militari. No, non pensavo sarei mai riuscita ad indossare una cosa del genere. Aiuto. Ti accorgerai quando li indosserai che sono veramente comodi. Cioè, è così. Oh, sono lunghissimi. Maglietta da abbinare della Thrasher. Questa è una cosa invece che volevo tantissimo indossare. Almeno una volta nella vita. Per una volta ci si fa. Ovviamente non la metterai lunga così, ma la metti annodata in vita perché ci piace... esaltare il punto vita. Come giacca sopra mettiamo un bomber verde easy della Carrera, oversize. Mi ammazza questo sparaflash. Ma se vuoi te lo metto da questa parte invece che da quell'altra. È double pass. Certo cara, è double pass. No, però così è troppo non fotonico troppo. Anche per me, decisamente. Per concludere l'outfit militare, ovviamente abbiamo bisogno dei combat boots. Degli anfibi pieni di personalità. Ok. Dobbiamo metterle 50 paia di calzini perché ovviamente lei porta un 37 38, io porto un 40, quindi 50 paia di calzini però sono fighi.
Outfit 3 è l'outfit da voglio prendermi l'influenza e avere 40 di febbre. Cara, si fa tutto per la l'outfit. Comunque, allora, ho pensato a un vestito così, nero, ma secondo me come da spararsi? Non lo so, è perché io tipo queste cose... Scollatura? Esatto, ho paurissima. Ma ce le hai le tette? Poi vedremo. Vabbè, vediamo. Ok, quindi vestito in questo modo, calze a rete che qua sono indistinguibili, cioè sono quadrati grossi, ovviamente rotte perché siamo poveri e non vogliamo comprarle di nuovo. Come scarpe avevo detto, vabbè dai, usiamo le stesse, però voglio torturare per bene questa ragazza. Quindi stivali, anche sì. Un po' bassi, no. 60 paia di calzini per questo. Sì, decisamente, vabbè dai, ci si prova. Come accessori una tracollina da muratore sessantenne, secondo me carina, ci sta così. Un choker da abbinare all'abito, cioè che poi è bellissimo questo dettaglio, riprende. Esatto, continua il vestito praticamente. Molto carino. Lei mi ha offeso questo cappello, io mi sono indignata, ma va bene. E poi il cappellino dal ladro dei bandabassotti, sì, come dice lei. Pronti a rapinare qualcosa. Per concludere l'outfit, ti ha attaccato. Un piumino enorme. Secondo te c'entriamo? Tutti quanti. Due fuori ed un bomber. Aiuto, fatta. Raga, c'entriamo in due. Questa sarà la miniatura. Oh mio Dio, questa cosa è loro, mamma mia. Una cosa che ci tengo a dire è che la maggior parte di questi vestiti, 80-90%, sono presi al mercato e sono vestiti usati. Vi prego per cortesia di dare un'occhiata ai miei video dove vi spiego perché bisognerebbe smettere di comprare da marchi come Zara, H&M e cose del genere. Io, dopo aver visto i suoi video, sto iniziando ad andare molto più spesso al mercato e non solo per cercare cose per i cosplay. Quindi guardate, ve le consiglio anch'io. Grazie! Yay. Ora datemi i vostri soldi! Yeah. No, questa la tagliamo. Adesso ingangheriamo la signorina. E dopo vedete il lookbook più figo che ci sarà in questo canale. Ho paura, ma sono molto emozionata. Andiamo! Let's go! Adesso devo truccare la nostra cara Esther. Più che altro dovete vedere le differenze tra il nostro make-up. Questo è il make-up di Esther. Quattro cose! Solo quattro cose! Però guardate che pelle pulita! Cioè non è truccata! Io quando è arrivato ho detto, ma sei truccata? Lei no! Se questo è il suo make-up, io ho bisogno di una bustona intera! Prepariamoci! Ragazzi, state per vedere la trasformazione del secolo! Cioè... Oh mio Dio! Ciao mio! Oh mio Dio! Sono Esther, ho per sempre 13 anni e benvenuti sul mio canale! Guardate com'è liscia, com'è... Cioè, liscia, c'è stata Dio! Ok, basta. Thank you.
di oggi. Fatemi sapere con un commento qua sotto qual è stato l'outfit che vi è piaciuto di più. Il mio preferito forse è questo. Commentate e fatemi sapere. Sono stata brava, eh? È stata super brava, bravissima. Ciao alla chicas, come stai? Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Nata, lo trovate qua sotto in descrizione come sempre. E niente, iscrivetevi anche al mio se non siete ancora iscritti. Ci vediamo venerdì prossimo, forse, con un nuovo video. Ciao, ciao! Mia!